Sarà la Procura di Barcellona a fare luce sulle cause dell'incendio che ieri è divampato alla raffineria di Milazzo. Su disposizione del sostituto procuratore del Tribunale di Barcellona, Federica Paiola, è stata sequestrata l'area in cui si è verificato il rogo e gli uomini della Polizia Scientifica hanno fatto dei rilievi, così come anche i tecnici dell'ARPA di Messina. Si cerca di capire se vi sono stati guasti tecnici o errori umani. Nel frattempo migliorano le condizioni dei feriti. Inevitabili le reazioni del mondo della politica, di quello sindacale e delle varie associazioni ambientaliste. La CGIL e la FILCTEM della CGIL hanno detto che attendono di conoscere le cause dell'incidente e commentano il fatto che l'incendio non abbia interessato la zona degli impianti di processo, ovvero cuore e la raffineria, che soprattutto sia stato prontamente domato, sono elementi importanti che dimostrano che comunque i livelli di attenzione sono alti e che il sistema di emergenza è efficiente, ma allo stesso modo concludono, occorre capire cosa è realmente accaduto ed eventualmente apporre rapidamente tutte le misure necessarie affinché ciò non si ripeta. La segreteria della FISMIC Comsal, insieme al coordinamento dell'RSU, ha invece ribadito che non è possibile distinguere il diritto al lavoro dal diritto alla salute e ad un ambiente sano e per questo motivo sostengono con forza che il territorio già martoriato da un tessuto industriale pericolosamente compromesso deve tener conto che il futuro di Milazzo passa dagli investimenti strategici. In questo momento è importante, dicono, che vengano attivati tutti i meccanismi necessari per garantire la salvaguardia dei lavoratori. Hanno richiesto un incontro alla direzione aziendale, sulla stessa lunghezza d'onda sono anche il segretario della FISMIC Comsal Deleo e anche Ivan Tripodi, segretario generale della UIL Messina. Il Comitato dei Cittadini contro l'Inceneritore del Mela invece peccatamente ha ribadito, ci risiamo, un altro grave incidente alla raffineria, un'altra colonna di fumo nero, senz'altro carico di sostanze tossiche e cancerogene che si è alzata ad oscurare il cielo e la Valle del Mela. Tutto ciò non può essere considerato normale e non è accettabile. Il Meetup Valle del Mela per conto dei cittadini pretende una seria riduzione dell'inquinamento, a cominciare proprio da quello della raffineria, alla quale vanno anche applicate, dicono, le più rigorose disposizioni capaci di prevenire tali